Siamo con Enzo Giustino, il presidente del Banco di Napoli, che ha appena ricevuto il premio Scanno per la sezione Economia. Nelle sue parole qui al premio Scanno mi ha particolarmente colpito il riferimento al Mediterraneo e al suo ruolo di cerniera fra le sponde. In vista di uno sviluppo economico, il Mediterraneo quale chiave può giocare? Ma il Mediterraneo può giocare una grossa chiave perché sostanzialmente rappresenta il nuovo obiettivo dovuto al fatto che sono i suoi entrati sui mercati grandi paesi come l'India e come la Cina, e quindi si è rivalutato il Mediterraneo. I nostri mari sono stati rivalutati, il Tirreno, l'Adriatico, lo Ionio, ma soprattutto tutto l'arco. Allora, era questa già un'intuizione che fu nel 95 portò alla creazione dell'area mediterranea di libero scambio, ma che non è stata mai poi realizzata nei fatti. Il 2010 avrebbe dovuto essere la scadenza in cui tutto questo era. Ecco, allora, in questo momento, nell'economia globale, con il rilancio dell'Europa, perché l'Europa va rilanciata, perché dopo questa crisi e questa tendenza al ritorno al protezionismo bisogna rilanciarla, allora noi sosteniamo che rilanciando l'Europa, con l'Italia e l'Europa e per l'Europa, il Mezzogiorno può giocare un grosso ruolo nel Mediterraneo per realizzare e utilizzare queste nuove opportunità. Quindi la crisi va presa come un'opportunità anche questa rivalutazione del Mediterraneo stesso. Un'altra domanda, cosa manca alla classe economica oggi in Italia? Che cosa dovrebbe fare di più? Ma la classe economica innanzitutto deve, credo che faccia già abbastanza bene utilizzando le prospettive e le occasioni che si presentano. Dove invece siamo più carenti è proprio nel Mezzogiorno. E nel Mezzogiorno noi dovremmo scrollarci definitivamente di dosso, come dicevo, la cultura della dipendenza, perché siamo stati troppo abituati all'intervento straordinario, che peraltro era sostitutivo di quello ordinario. Invece dobbiamo sottrarci a questa schiavitù, se per così posso dire, per acquisire cultura di governo, cioè capacità decisionale, efficienza burocratica e amministrativa e coerenza della società per questi obiettivi che ci proponiamo. Un'ultima curiosità prima di lasciarla andare, come trova l'Abruzzo e Scanno in particolare, le piace? E io sono rimasto molto, molto, devo dire, incantato per il viaggio che ho fatto, c'ero stato tanti anni fa ma non lo ricordavo per la vita, e quindi è stata una passeggiata favolosa in macchina venire qui, e poi questa accoglienza, e poi qui si ha la sensazione della serenità, e questo è molto importante. Ringraziamo ancora il dottor Giustino, grazie per la disponibilità.